Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ogni venerdì vi porto la guida su come fare i soldi in GTA Online. Devo essere anche sincero, all'inizio non volevo neanche fare questa guida perché la settimana è veramente marcia e trovare argomentazioni da mettere in questo tipo di video è veramente un casino. Ma noi comunque ci proviamo. Come prima cosa vi voglio dire questa che me l'avete chiesta in tanti, purtroppo la maschera di questo completo non si può avere e non fa parte di questo completo perché tutte queste maschere testa completa le regalava Mamma Rockstar qualche anno fa, perciò o l'avete nel guardaroba oppure non la potete avere, almeno che Mamma Rockstar non la rirende disponibile, ma sono anni che non regala queste maschere, per questo motivo io ho la maschera sul completo arancione, quello azzurro e questo viola. Rimaniamo in tema regali perché ieri Tez ci ha fatto questo tweet dove ci avvisa che dalla prossima settimana avremo altri regali. Tornerà il paracadute di Halloween, che molti di voi già l'avranno. Poi facendo accesso vi regaleranno queste due magliette e vi regaleranno anche questa maschera, che è simile a quella di questa settimana, ma è rosso. Vi mostro anche questo tweet di Mamma Rockstar dove ci conferma tutte le cose che vi ho detto nell'aggiornamento settimanale. È tornata l'auto fantasma, gli animali impossessati e è tornato anche l'evento del Cerberus. Raga, vi dico già, mettetevi il cuore in pace e non intestarditevi per trovare questi eventi se spawnano bene, altrimenti lasciate stare perché c'è da diventare veramente matti, ve lo dico per esperienza personale perché gli altri anni quando ho fatto i video di questi eventi è stato veramente un macello. Sul canale comunque trovate tutto. Detto questo, partiamo con le attività. Secondo me, raga, per quanto mi riguarda, l'unica cosa buona questa settimana è la cassa giornaliera di Geralt. Lo so, non guadagnerete milioni, ma raccogliere questa cassa vi ruberà letteralmente 2-3 minuti in sessione. Tutti i giorni cambia posizione, ogni giocatore ce l'ha segnata sulla mappa e ha quel simbolino viola e tutto quello che dovete fare è andare a raccogliere questa cassa. Questa cassa vi darà dai 35 fino ad un massimo, almeno quello che ho visto io è stato più di 37 mila dollari, non so dirvi se vi arriveranno più soldi, in più vi rifornisce di snack, giubbotti antiproiettili e munizione. Perciò raga, questa settimana tutti i giorni dovete raccogliere questa cassa perché sono soldi facili, munizioni, snack, vi rifornite e partite subito alla grande. Anzi, fatelo appena entrate in sessione, così vi togliete il pensiero. Un'altra cosa che ha soldi ed RP doppi, non perderò tanto tempo a parlarne, sono gli eventi free mod. Ricordatevi che dovete essere in pubblica e se siete in sessione ad inviti dovete essere minimo 3 persone, altrimenti gli eventi free mod non partono. Altra cosa che potete fare questa settimana è la modalità competizione. Come al solito andate su Start, Online, Attività, Avvia Attività. Create da Rockstar, scorrete in basso fino a Deathmatch e qui troverete alcuni Deathmatch a soldi ed RP doppi. Per i Deathmatch vale lo stesso discorso delle modalità competizione e delle gare. Come sapete, nelle gare più persone partecipano, più giri ci sono, più soldi guadagnerete. Stessa cosa nei Deathmatch, più squadre ci sono, più persone partecipano. Nel caso di round, più round ci sono, più soldi guadagnerete. Ma per fare tanti soldi dovete vincere l'attività. Raga, in questo tipo di settimane dove non ci sono bonus particolarmente interessanti, queste settimane di magra, io vi consiglio di fare quello che vi diverte di più. Ad esempio, io su Xbox mi sto facendo tutti i giorni graffiti, mi sto facendo l'omicidio di Madrazo, mi sto raccogliendo il forziere. Sì, raga, anche in questo video vi ho messo alla fine le posizioni del forziere, dei graffiti, eccetera, eccetera. Questa settimana, raga, il mio consiglio è questo. Dedicatevi alle cose che vi divertono di più, tenetevi sempre riforniti i vostri business, cercate di fare qualche vendita, preparatevi Caio Perico, preparatevi colpi al casinò, fate quello che più vi diverte, perché appunto la settimana è una settimana di magra. Oltre a questo, come ho detto, non intestarditevi sugli eventi di Halloween, giocatevi le vostre missioni, quando poi sono le ore di spawn dei killer, dell'auto fantasma, del Cerberus, degli animali, se proprio proprio ci tenete a vederli, fatelo
Fatevi un giro per la mappa, ma non intestarditevi, raga, perché ve lo dico io per esperienza personale, l'anno scorso per fare il video degli animali impossessati è stato un macello e ho trovato solo il carlino e il cervo in praticamente 2 settimane. Dopo i primi 3 giorni ho smesso di cercarli, perciò raga, non intestarditevi, giocate quello che vi diverte di più, come ho detto, fatevi le cose giornaliere che sono veramente soldoni tra foto all'UFO, forzieri, graffiti, omicidio di madrazzo, sono veramente tanti tanti soldi. Ricordatevi di Dolcetto e Scherzetto, se non l'avete fatto trovate il video sul canale, ma questa settimana giocatevela così. Io credo che rimarrò ancora un po' su Sparking Zero. Come vi avevo detto e come tutti i giovedì e i venerdì vi ho messo le posizioni dei graffiti e dei forzieri. Vi ricordo che per guadagnare 100.000 dollari al giorno con i graffiti avete bisogno di una bomboletta spray. Qui è dove ho trovato io la mia bomboletta spray. Venitela a prendere, raga, perché i graffiti cambiano posizione ogni giorno e tutti i giorni potete fare 100.000 dollari facili facili, veramente facili facili. E in 5, massimo massimo 10 minuti se non avete un elicottero o l'oppressor. Primo graffito della giornata lo possiamo trovare vicino alla fermata della metropolitana di Little Seoul, in centro a Los Santos, impossibile sbagliare. Secondo graffito lo abbiamo poco più avanti, siamo a Rockford Hill, praticamente vicinissimi al graffito di prima. Terzo graffito lo abbiamo al benzinaio vicino alla spiaggia e vicino al cimitero dove si avvia la nuova sopravvivenza. Quarto graffito lo possiamo trovare nel barrio vicino al casinò. Quinto ed ultimo graffito lo possiamo trovare al paese di Trevor. Sommando i soldi degli altri graffiti e i 40.000 dollari del graffito finale, avete messo in tasca 100.000 dollari facili facili. Ora raga, fatto questo, vi faccio vedere adesso la posizione esatta sulla mappa e ci spostiamo poi al forziere del naufrago, così incasseremo altri 25.000 dollari facili facili. Vi ricordo che graffiti, forzieri, gunvan, clienti cambiano posizione tutti i giorni. Queste posizioni valgono solo per oggi, venerdì 25 ottobre. Comunque, il forziere del naufrago lo abbiamo al Zancudo River. Impossibile sbagliare. Vi faccio vedere adesso la posizione esatta sulla mappa. Raga, siamo ormai giunti alla fine di questa guida marcia, scusatemi, ma come vi ho detto è anche difficile in questo tipo di settimane fare questo tipo di video, ma comunque ci abbiamo provato. Se avete domande fatemelo sapere nei commenti qua sotto, vi farò sapere orario e giorno delle prossime live tramite i miei social. Un grazie di cuore a tutti del supporto, veramente raga, siete dei grandi e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!